Qualsiasi processo di integrazione e inserimento non può che partire dalla conoscenza della lingua italiana. Nasce così il progetto ALIS, che finanziato dalla Regione Puglia e coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, vede in questi giorni alcune scuole pugliesi impegnate in corsi di apprendimento dell'italiano per stranieri. Qui siamo al Marco Polo di Bari, una realtà che da alcuni anni ormai si dedica a questa esperienza, come spiega la professoressa Margherita Liecci. Anche quest'anno abbiamo cominciato il corso di lingua italiana per gli stranieri, è il terzo anno che affrontiamo questa esperienza e devo dire che ogni anno è un'esperienza nuova. Quest'anno diciamo la composizione delle varie etnie sembra ancora più variegata, si va dal Camerun, Nigeria, all'Iraq, appunto la Palestina, e ognuno porta dietro la propria storia. Abbiamo provato a chiedere ai corsisti da dove provengono. Kurdistan in Iran. In Pakistan. Sono afghano. Albania? Afghano. Senegal. I come from Afghanistan. Qualcuno è già da qualche tempo in Italia e intende rimanerci. Buonasera, mi chiamo Kukuzendo Mari Rose, vengo dal Burkina Faso, West Africa, ho 33 anni. E sono in Italia da 2010. Quali lavori ha fatto finora? Ma adesso sto facendo la badante. Ha intenzione di rimanere? Sì. Le piace stare in Italia? Sì. Perché? Come le sembra l'Italia? È un paese che è accogliente. Per fortuna quando sono arrivata qua ho avuto la fortuna di incontrare delle buone persone, allora, che mi volevano bene. Allora. L'atmosfera è quella animata del primo giorno di scuola e i corsisti sono alle prese con le prime difficoltà. L'esperta comunque sembra infondere grande ottimismo e coraggio. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui alla prima vera lezione di italiano per stranieri. Oggi abbiamo somministrato un test d'ingresso per comprendere il livello iniziale dei corsisti. Ho notato con alcune domande iniziali da come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni, che la classe è divisa in due livelli, con un livello di ragazzi che presentano un pre-A1 e alcuni ragazzi che presentano già un livello A1-A2.